Passiamo ora ad analizzare il documento 3 della gara di appalto, in pratica il capitolato speciale di appalto. Andiamo a sfogliare il capitolato. Dopo l'elenco ci portiamo all'articolo 1. In pratica, parte 1, norme generali, articolo 1, premessa. Previa deliberazione dei rispettivi consigli comunali, con atto REP numero 3014 del 18-2-2013, presso la segreteria generale del comune di capofila di Martina Franca, i comuni facenti parte dell'area OTA2, e precisamente Martina Franca, Mottola, La Terza, Statti, Crispiano e Palagianello, hanno costituito il predetto ambito di raccolta ottimale. Mi sembra che questa descrizione di ambito di raccolta ottimale è abbastanza eufemistica, perché abbiamo già visto che i territori che fanno parte del consorzio non rappresentano senz'altro l'ambito di raccolta ottimale come dovrebbe essere previsto dalla legge in generale. È un eufemismo, perché Martina Franca, come abbiamo detto prima, si trova coinvolta con La Terza e Mottola, che distano Mottola più di 30 km, La Terza dista 60 km. Poi c'è Palagianello che è dista più o meno altrettanto, sarà 50 km, roba del genere. Passiamo oltre. Andiamo all'articolo 3, oggetto dell'appalto. In pratica, nell'oggetto dell'appalto c'è la progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione di numero 12 mini isole ecologiche, comunque inquadrate nel CCCR, nella normativa vigente del comune di Martina Franca, dei luoghi indicati nel progetto preliminare, infrastrutturazione della rete di raccolto differenziato nell'agro ed adeguamento dei centri comunali di raccolta esistente, allegato al piano generale di ARO. Adeguato sistema di monitoraggio, adeguato piano settennale di comunicazione e informazione a sostegno dei servizi attivati. Quindi questa documentazione esecutiva esiste perché non è pubblicata in rete? E poi, per quanto riguarda il piano settennale di comunicazione, informazione a sostegno dei servizi attivati, cosa si sta facendo? Mi sembra quasi nulla, zero si sta facendo, non si sta facendo nessuna informazione a livello generale. Andiamo oltre. Passiamo all'articolo 5, riferimenti normativi. In pratica l'articolo 5 si dice: per quanto non espressamente riportato nel presente capitolato di appalto, viene fatto rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia all'atto della stipula del relativo contratto e le eventuali successive modifiche, ivi concluse le disposizioni richiamate e contenute nella convenzione di ambito ex articolo 30 del decreto legislativo 267/02000, sottoscritta al REP numero 3014 del 18-02-2013 presso la segreteria. Vabbè, sono dei discorsi formali sui quali non ci soffermiamo. Passiamo all'articolo 7. Si parla di modifiche in corso di esecuzione del contratto. Ai sensi del DPR 310 del DPR 207-2010, regolamento di esecuzione del codice dei contratti, nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'aggiudicatario se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 311 del medesimo regolamento. Andiamo oltre. Si dice: la stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati se non nei casi previsti dall'articolo 311 del regolamento di esecuzione del codice dei contratti. Per tutta la durata dell'appalto, la stazione appaltante può richiedere la variazione delle modalità di esecuzione dei servizi previsti o all'integrazione, la riduzione o la modifica degli stessi per adeguamento a disposizioni obbligatorie di legge e o regolamenti eventualmente emanate o adottate durante il corso di validità del contratto di appalto. Circostanze o necessità non prevedibili al momento della redazione del presente capitolato. Razionalizzazione del servizio al fine di migliorare la performance dello stesso, sperimentazione e ricerca.
ad esclusione del numero di mezzi di cui l'appaltatore deve disporre per tutta la durata del contratto nel rispetto di quanto previsto dall'ex articolo 102,3 del decreto legislativo 163-2006, non sono considerate varianti, ma semplici variazioni finalizzate a migliorare aspetti di dettaglio del servizio, modifiche ai parametri e caratteristiche di servizio che siano contenute entro il 5% di ciascuna categoria e che non comportino un aumento del valore contrattuale. Passiamo all'articolo 8. Complementari e servizi analoghi. La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare, mediante procedura negoziata, al prestatore che risulta aggiudicatario di servizi d'appalto, l'esecuzione di servizi complementari. E vabbè, poi si specificano altre cose. Articolo 5. Durata dell'appalto, avvio ed esecuzione anticipata. Si parla che deve essere in pratica l'appalto non durata di 7 anni, fatto salva l'ipotesi di anticipata cessazione, di cui al successivo articolo 38, poi si passa alla progettazione esecutiva e l'esecuzione del CCR, entrambi a carico esclusivo dell'aggiudicatario, dovranno avvenire entro 10 mesi dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto. Però è chiaro che ci resta una progettazione esecutiva di cui oggi ancora non si sa nulla. Articolo 10. Importo dell'appalto e modalità di pagamento. In pratica, l'importo dell'appalto, il canone annuo verrà corrisposto da ciascun comune a rate mensili posticipate, da pagarsi entro 30 giorni dalla data della fattura. La fattura dovrà essere emessa da parte dell'aggiudicatario entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Le fatture dovranno essere accompagnate da una relazione nella quale indicare con il massimo dettaglio le seguenti specifiche: l'indicazione dei servizi svolti, la quantità raccolte per ciascuna frazione merceologica, la documentazione a comprova delle quantità esposte in fattura, FIR, le ore lavorative effettuate, il corrispettivo mensile, un dodicesimo del corrispettivo annuo offerto. Il credito derivante dall'esecuzione dell'appalto non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma, fatta eccezione per quanto disposto dalle leggi vigenti. Più avanti ancora, la stazione appaltante ed amministrazioni comunali di riferimento procederanno all'adeguamento del canone a partire dal primo mese del terzo anno di contratto, cioè in pratica l'appalto stabilito è soggetto a variazione dopo il terzo anno, dal primo mese successivo al terzo anno, quindi è variabile. In pratica, la stazione appaltante ed amministrazioni comunali di riferimento si avvarranno dei dati relativi alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e gli impiegati, FOI, rilevato dall'ISTAT, riferite ai 12 mesi precedenti. Per il primo adeguamento, la variazione a cui fare riferimento è quella relativa ai 24 mesi precedenti. Quindi addirittura si adeguerà anche non dal terzo anno in poi, ma addirittura dopo il primo anno. Anche se sarà fatta al terzo anno, però ci sarà l'adeguamento anche per i 24 mesi precedenti. Poi il canone oggetto di revisione sarà sempre solo quello relativo all'anno precedente dell'anno di adeguamento. Quindi è tutto un montante successivo, cioè dopo le variazioni di un anno. Si riparte dall'importo globale nuovo stabilito per fare le successive variazioni. È come se fosse un montante, la variazione dell'appalto. Non saranno oggetto di revisione i costi di ammortamento, attrezzature e di mezzi. Voglio andare a vedere se i costi sono fissi dall'inizio, sono il programma generale di ammortamento, non si capisce. E poi sono esclusi quindi tutti i mezzi, tutti gli acquisti dei mezzi dovrebbero essere esclusi dalla variazione del costo dell'appalto. Dovrebbero essere invariate quelle condizioni. Articolo 12. Attività propedeutica alla sottoscrizione del contratto. Vabbè, nomina del direttore delle procedure, eventualmente ubicazione dei centri di raccolta, anche temporanei, diversi da quelli presi in consegna, o
uno o più elaborati grafici in scala adeguata recante l'ubicazione dei cestini, comprendente il censimento di quelli esistenti, utilizzando il sistema di coordinate geofisiche VGS84. Cioè, è stato elaborato il grafico, perché non ne abbiamo conoscenza? Perché non sapete? Uno o più elaborati grafici in scala adeguata recante l'ubicazione delle caditoie stradali per la raccolta dell'acqua piovana e tutto il resto, perché fa parte dell'appalto anche il discorso delle caditoie e tutto il resto. Stipula del contratto articolo 13. Passiamo all'articolo 13, quindi. Attività propedeutica alla sottoscrizione verbale di avvio ed esecuzione del contratto. Prima della sottoscrizione del verbale di avvio ed esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dei servizi di igiene ambientale dovrà fornire il materiale informativo da consegnare ai singoli comuni Aro 2TA, dando comunicazione anche alla stazione appaltante, che provvederà per il tramite del personale appositamente formato alla distribuzione, in occasione degli incontri con l'utenza, composto dal numero di copie di calendario del servizio recanti giorni e orari di conferimento, dal dizionario dei rifiuti indicato nel presente aggiudicatario, che dovrà essere specificato per ogni singolo comune. Su questo discorso, la maggior parte degli utenti non ha ancora avuto nulla. Io sono testimone, ma tutti quelli del mio palazzo, degli palazzi vicini, cioè non tutti sono informati, gli incontri non si sono fatti, quindi è tutto un casino in pratica. Puoi attivare un punto di consegna alle utenze domestiche e non domestiche delle attrezzature e materiali di ciascuno necessari per usufruire del nuovo servizio di igiene ambientale. Per le utenze domestiche e non domestiche che non fossero presenti al momento della distribuzione iniziale dell'aggiudicatario dei servizi di igiene ambientale, dovrà garantire comunque la distribuzione fino a 3 mesi dopo l'avvio. Però in effetti nessuno è passato dal condominio per esporre ai condomini le procedure e come fare l'appalto. Ancora sull'articolo 14, proseguendo. Sempre prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, l'avvenuta installazione di tutti i cestini gettacarte previsti in appalto, vabbè, questo è a livello stradale, roba del genere, bisogna vedere se è effettivamente avvenuto, non lo so. Il nominativo del responsabile operativo. Andiamo avanti, passando alla pagina 19. Contemporaneamente l'aggiudicatario dovrà attivare tutte le iniziative per garantire il corretto avvio dei servizi domiciliari, precisamente elaborazione della banca dati delle utenze comprese, indagine preliminare presso le utenze domestiche e non, e predisposizione dei fogli di distribuzione dei materiali. Non si è visto nulla. Attivazione della campagna di comunicazione per l'avvio del servizio nel rispetto di quanto stabilito dal presente capitolato e allegato piano dei servizi igiene urbane, come sopra, provvedere alle forniture con i materiali indicati in sede di gara, provvedere alla distribuzione completa dei materiali contenitori presso le utenze, compreso il materiale informativo eventualmente fornito dalla stazione appaltante, comunicare l'inventario di tutti i mezzi, vabbè, questo non è stato fatto, comunicare l'inventario di tutte le attrezzature, comunicare l'inventario di tutti i materiali di consumo e non. Andiamo avanti, passiamo, superiamo alcuni paragrafi che non ci riguardano, tipo la penalità, il divieto di cessione, subappalto. Passiamo all'articolo 23. Proprietà dei rifiuti e dei materiali recuperati. I rifiuti secchi, residui, indifferenziato, raccolti attraverso le operazioni previste dal presente capitolato, sono, salvo diverse indicazioni, di proprietà della stazione appaltante e dovranno essere gestiti sotto i profili del trattamento, recupero o smaltimento secondo le disposizioni del piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani, con particolare riferimento allo schema di carta dei servizi approvata con delibera del Consiglio, vabbè, tutto quanto.
spesso il trattamento dei rifiuti, trasporto del secco residuo indifferenziata. La destinazione dei rifiuti secchi non recuperabili, indifferenziato, sarà quella imposta dalla programmazione regionale ATO, in quanto si tratta di un rifiuto destinato allo smaltimento e quindi soggetto a privativa pubblica. Tutti gli oneri di smaltimento dei rifiuti secchi non recuperabili sono a carico del comune dell'Aro, Aro 2 TA. Per la quantità raccolta nel proprio territorio, rientrano nei costi già computati e remunerati nel canone il trasporto, il carico e lo discarico, i viaggi di andata e ritorno dei rifiuti effettuato presso impianti previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani. Fino a tale distanza, il costo complessivo del trasporto, il carico e lo scarico è compreso nel canone offerto anche in caso di modifica dell'impianto di conferimento. Trasporto dell'organico, la destinazione dell'organico dell'impianto di compostaggio e l'impianto di compostaggio previsto dal piano d'ambito o altro impianto del territorio regionale o extraregionale. Il costo di trasporto, viaggi andata e ritorno è compreso nel canone offerto. A questo punto qualcuno ci sa dire o nei documenti ufficiali, siccome non abbiamo visione dei documenti ufficiali di gara, dell'offerente, di chi ha acquisito la gara, non sappiamo dove vengono effettuati i conferimenti. Perché non si pubblicano tutte le offerte, l'offerta di quello che ha vinto e quindi con tutti i dati richiesti dall'offerta, dal capitolato d'offerta. Il trasporto e avvio e recupero delle frazioni secche valorizzabili, ingombranti e beni durevoli recuperabili. Il materiale deve essere avviato ai centri di riciclaggio convenzionati con la stazione appaltante o con i singoli comuni. La destinazione dei rifiuti intercettati è individuata presso i predetti impianti. Il costo di trasporto, viaggio, andata e ritorno è compreso nel canone offerto. Gli oneri di conferimento e trattamenti relativi come rispettivi riconosciuti ai consorzi di filiera restano a totale carico della stazione appaltante. Quindi il comune, comunque, al di fuori dell'appalto sono gli oneri relativo al trattamento dei rifiuti a carico della stazione appaltante, quindi del comune. Quindi l'appalto, il costo dell'appalto non è solamente quello di cui si è parlato all'inizio, vanno aggiunti questi costi. Conferimento degli ingombranti non recuperabili, beni durevoli, RAER, dei RUP e di altri materiali non recuperabili non compresi nei punti precedenti. Con particolare riferimento al RAE, il materiale dovrà essere avviato ai centri utilizzatori attivi dei consorzi di filiera o dei centri di riciclaggio convenzionati. Il costo di trasporto, il viaggio e andata e ritorno è compreso nel canone d'affitto. I costi di trattamento e smaltimento sono a carico della stazione appaltante. Tralasciamo altri paragrafi che non ci riguardano, perlomeno non si può leggere tutto. A noi interessano i punti essenziali che hanno dei risvolti reali sui nostri interessi di cittadini, no? Quindi dovremo arrivare fino all'articolo 44. Parte quinta. Descrizione dei servizi. Articolo 44. Principi generali. Lasciando la prima parte, scorrendo un po' l'argomento, il servizio domiciliare di raccolta dei rifiuti avviene mediante il ritiro delle frazioni di rifiuto conferite nei contenitori previsti dall'aggiudicatario, che gli utenti dovranno collocare in punto idoneo in luogo pubblico o previo accordo in luogo privato, nelle giornate e negli orari previsti dallo specifico calendario di raccolta. In pratica, qua vanno posti i bidoni al di fuori del palazzo, in pratica. Non c'è una sfilza dei bidoni. Ancora, l'aggiudicatore deve effettuare la raccolta dei rifiuti non conformi nel turno successivo di raccolta nel giro della raccolta della frazione residuale.
Ancora più avanti, compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante il punto di conferimento e trasporto di tutti i rifiuti per qualsiasi motivo si trovassero sparsi. Come si evince dal piano generale dei servizi, per ogni comune si prevede l'esecuzione di servizi in maniera differente nelle aree urbane più densamente abitate e nelle aree rurali meno densamente abitate. È onere dell'impresa nella propria offerta tecnica indicare per ogni comune, sia su mappa che in maniera tabellare, le aree rientranti nel nucleo urbano e pertanto servite con modalità porta a porta e le aree esterne servite in maniera differente. È facoltà dell'impresa aumentare il numero di utenze servite dal servizio porta a porta rispetto a quanto indicato nel piano dei servizi, ma non diminuirlo. È facoltà dell'impresa aumentare le frequenze di raccolta nelle varie frazioni con la sola esclusione della frazione residui indifferenziata prodotta da utenze domestiche. Articolo 45. Al fine di avviare correttamente i servizi di raccolta differenziata spinta, il concorrente dovrà prevedere a pianificare e successivamente implementare idonea campagna di comunicazione e informazione delle utenze che persegua al minimo le seguenti finalità. Campagna che non sa in alcun modo che sia stata fatta in alcun modo. Informazione dettagliata dell'utenza sulle concrete modalità di attuative del nuovo sistema di gestione del rifiuto domestico, giorni di raccolta, attrezzature da utilizzare, contenitori stradali, sacchetti, eccetera. Sensibilizzazione dell'utenza rispetto alla problematica dei rifiuti in generale e della raccolta differenziata, in particolare attraverso l'illustrazione dei processi di recupero dei rifiuti raccolti in modo differenziato e le conseguenze dell'indiscriminato conferimento in discarica e dell'abbandono dei rifiuti. Coinvolgimento dell'utenza al fine di partecipazione attiva della stessa nella differenziazione dei rifiuti, assistenza e accompagnamento dell'utenza nel passaggio a un sistema di gestione del rifiuto domestico, promozione di iniziative per la riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte, quali il compostaggio domestico e iniziative similari. Provvedere ad illustrare le modalità di separazione dei rifiuti al fine di migliorare la qualità dei rifiuti conferiti alla fonte. Di tutto questo assolutamente non si sa proprio nulla. Ancora, il valore economico della campagna di comunicazione dovrà essere indicato nella relazione economica. Possiamo sapere qual è l'importo? Qualcuno ci ha comunicato? Nessuno. Passiamo al punto 46. Raccolta frazione organica e compostaggio domestico. La raccolta della frazione organica che deve essere effettuata in ogni comune con modalità porta a porta nel nucleo urbano, con esclusione delle utenze delle contrade e dell'area rurale che aderiranno al compostaggio domestico, con frequenza non inferiore a 3 volte alla settimana per le utenze domestiche e non domestiche. Per le utenze domestiche delle contrade si prevede l'incentivazione del compostaggio domestico mediante la consegna di compostiere e istruzioni per la corretta tecnica di compostaggio domestico. Andando più avanti. I concorrenti nella propria offerta tecnica propongono per ogni singolo comune organizzazione del lavoro e modalità operative dello svolgimento del servizio, automezzi e attrezzature per lo svolgimento del servizio, attrezzature e materiale di consumo ritenuto opportuno per il conferimento di tale tipologia di rifiuto, risorse umane impiegate. Passiamo all'articolo 47. Raccolta congiunta multimateriale, plastiche e lattine. La raccolta multimediale è di tipo porta a porta per tutte le utenze ricadenti nei centri urbani. La frequenza della raccolta è non inferiore a 1 volta alla settimana per le utenze domestiche, 2 volte
alla settimana per l'utenza non domestica, con produzione specifica di tale tipologia di rifiuto. Passiamo avanti. Articolo 48. Raccolta carta congiunta. La raccolta congiunta di carta e cartone del tipo porta a porta per tutte le utenze ricadenti nei centri urbani. La frequenza della raccolta è non inferiore a una volta a settimana sia per le utenze domestiche che non domestiche, con la produzione specifica di tale tipologia di rifiuto. Per le zone a bassa densità abitativa si prevede di alternare a porta a porta la raccolta presso i centri di raccolta comunali di piccole dimensioni, mini isole, dislocati sul territorio comune di Martina Franca. La raccolta presso le isole ecologiche comune di La Terza, la raccolta su appuntamento e in alternativa presso le isole ecologiche comuni di Mottola e Palagianello. Per raccolta su appuntamento si intende quanto segue. Si indicano dei luoghi precisi dove, in base ad uno specifico calendario, le utenze possono portare in una fascia oraria stabilita una o più frazioni di rifiuti. I concorrenti che volessero, come offerta migliorativa, ampliare la zona di raccolta di porta a porta non possono comunque esimersi da realizzare tutti i CCR, mini isole e isole ecologiche, previste. I concorrenti nella propria offerta tecnica propongono organizzazione del lavoro, automezzi e attrezzature, questo abbiamo visto, poi raccolta del vetro. La raccolta di vetro di tipo porta a porta si potrà travestire domestica, vabbè, tutte spiegazioni. Articolo 50. Raccolta di cartone da utenze non domestiche. Quindi tralasciamo anche il 50, articolo 51, raccolta ingombranti, RAE e sfalci. I concorrenti, tali frazioni merceologiche sono comunque conferibili nei CCR. I concorrenti nella propria offerta tecnica propongono organizzazione del lavoro, automezzi e attrezzature di tutto opportuno per comprendere tale tipologia di rifiuto. Risorse umane impiegate. Articolo 52, raccolta rifiuti urbani ex RUP. I rifiuti urbani pericolosi, pile, esauste, farmaci scaduti, contenitori per rifiuti tossici e infiammabili, possono essere conferiti in appositi contenitori ubicati presso all'interno dell'esercizio. I rivenditori, tabaccherie, ferramenta, supermercati, eccetera, e per i farmaci si prevede il conferimento in appositi contenitori ubicati presso all'interno dell'esercizio, le farmacie e sanitarie. Passiamo al punto 53. Raccolta frazione residuale. Raccolta della frazione residuale del tipo porta a porta. Sia per l'utenza domestica che non domestica, con frequenza non inferiore a una volta a settimana per l'utenza domestica e 2 volte a settimana per l'utenza domestica. I concorrenti nella propria offerta tecnica propongono tutti i discorsi. Di tutte queste informazioni non si sa nulla, nessuno sa nulla. Le utenti non sono assolutamente a conoscenza. Articolo 54. Raccolta dei rifiuti cimiteriali, vabbè, tralasciamo, non evidenziamo più di tanto. Poi all'articolo 57 si parla di 56 di raccolta dei rifiuti mercatali e pulizia dalle strade. Tralasciamo anche queste. Articolo 57 raccolta atri rifiuti urbani ed assimilati da avviare a recupero e smaltimento. Articolo 58, spazzamento stradale e svuotamento dei cestini stradali. Poi l'articolo 59, raccolta rifiuti abbandonati. Articolo 60, servizi occasionali, realizzazione della raccolta comunale, di centri di raccolta comunali. Poi l'articolo 52, sistema di controllo e monitoraggio dei servizi. Insomma, tutto questo quanto previsto in questo capitolato speciale da parte, l'informazione è assolutamente assente.